abbiamo portato a compimento grazie ai fondi FAS con un investimento di 4 milioni, il programma che il Comune ha iniziato acquistando la villa e il parco storico, restituendola alla cittadinanza. Lì l'ampliamento dell'ITS, l'Accademia della Marina Mercantile, oltre alla sede di Albaro dove ci sono gli allievi ufficiali di coperta, di macchina e quant'altro, il nuovo polo potrà ospitare tutta la parte dell'hotellerie per la navigazione e molti armatori hanno dichiarato il loro interesse e ci sarà una sede anche con la residenzialità per la formazione continua del personale, degli armatori e quindi di tutta la navigazione italiana. È un punto fondamentale per la Liguria, noi crediamo nell'economia del mare e l'economia del mare trova nell'Accademia, nel Nautico, nell'Università una filiera sempre più completa che parla alla filiera del mare produttiva e di gestione di tutta la navigazione. E per noi è un punto quindi importante perché iniziamo a essere un riferimento europeo sulla formazione, anche sulla sicurezza dei porti e quindi siamo contenti di poter sostenere il Comune e il nostro Istituto Tecnico Superiore in questa azione. Fa il paio con la novità dell'Interrada? Beh, l'Interrada è stato un acquisto per 150.000 euro di FAS, una compartecipazione tramite l'ITS degli armatori, tutto il sistema di simulazione per l'ingresso nel porti di tutto il mondo, per cui gli allievi acquisiscono in simulazione la conoscenza di tutte le caratteristiche dei porti e soprattutto in simulazione portano navi container, navi passeggeri e quant'altro in tutti i porti. È un modo perché la scuola, la formazione e il lavoro si integrino.